Nell'ultimo periodo ho fatto veramente tantissimi scherzi. Ho fatto derubare Ergi da uno spacciatore durante un'esplorazione. Ma te non ti ha preso nulla allora? Il portafoglio. Ho riempito completamente la mia casa di carta igienica, facendo così impazzire i miei genitori. Il resto lo sapete. Quindi qualcuno, per forza di cose, ha dovuto fare uno scherzo a me. E ci è andato giù molto pesante. Ma che sto pallone c'è amici. Perché è andato a colpire il mio punto debole, mia sorella. Sì, lei è Sara Esposito, mia sorella. Sicuramente tutti voi la conoscerete. Ma cosa potrebbe succedere se vado a scoprire che si sta sentendo di nascosto, senza che io sappia nulla, con un Maranza? E lo sapete, io non ho avuto bellissime esperienze con i Maranza. Sì, qui è quando mi hanno rotto una bottiglia in faccia. Bro, sono io. Siccome fa sempre gli scherzi lui, è molto difficile farglieli. Quindi l'importante è cercare di far... Cioè, l'importante è quello di evitare di fargli capire che è uno scherzo. Ma è non è stupido lui, Su queste cose non è per niente stupido. Quindi Sos da casa sua arriva fino a casa mia per andare a registrare dei normalissimi video sull'altro canale, sul canale Zerbian. Quindi entra in casa mia, facciamo due chiacchiere. Attenzione! Luca Esposito! Bro, ma una domanda... Così a caso, eh. Allora, fra, dobbiamo registrare tutto quel bene adesso, Ma tu sai se... Aspetta, tu sai se tua sorella esce con qualcuno? Lo so. Guarda un po' la foto che ti ho mandato. Guarda. Sinceramente, bro, è ordinata? Allora. Sinceramente non so se è ordinata oppure è ordimorta. Sì, queste battute orrende le faccio anche quando non sto registrando. Io sono proprio così, un pirla. Cos'è che ti serve questa foto? Guarda un po' la foto che ti ho mandato. Ed una certa mi fa vedere questa foto. Ma bro, sarà un suo amico. Aspetta, ma da dove esce questa foto? Torniamo circa un'ora e mezza prima. Ok, è arrivato il protagonista, il nostro Maranza. Eccolo qua, tutto in tuta. Fai vedere cosa hai appena fatto. Fai vedere. Gino nuovo. Ok, raga, sicuramente Luca va fuori di testa. Brava, perfetto. Ok, perfetto. Sono lì, guardateli. Ok, ora faccio la foto che poi sarà quella che farò vedere a Luca e vedremo la sua reazione. Vabbè, bro, magari è un suo amico. Cioè... Bro, in che senso? Che amico è? Scusa, tu hai... Bro, mi stai facendo mettere le palle, bro. Cazzo, però sai che non l'ho mai visto. Ma chi cazzo è? Non ero agitatissimo, ma Sos cercava di farmi agitare sempre di più, continuando a rimarcare il fatto che era un Maranza che poteva stare con mia sorella e non soltanto un amico. Sembra, hai presente tipo quei Maranza che ne so in corso comodo? È un problema se tua sorella esce con un Maranza, lo sai? Cazzo ne so, bro. L'avevo beccato che stava registrando. Perché stai registrando, pezzo di merda? Perché stai registrando, pezzo di merda? Ma dato che veramente qualsiasi cosa succeda, qualsiasi, noi registriamo tutto a prescindere, era quasi normale in realtà che dopo una cosa del genere stesse registrando. Quindi non mi sono insospettito più di tanto. Anche se in realtà avrei dovuto. La situazione per me è molto divertente. Voglio vedere la tua reazione per capire sta roba qua, brother. Perché secondo me fai un content incredibile. Cioè, brother, ma non è... un Maranza che esce con tua sorella. Ma non è tanto fatto. Ma secome potrebbe essere proprio un suo amico? Ma come fa ad essere un suo amico? Guarda, sono abbracciati con la testa così. Ma ecco, quindi cioè, cosa faccio? La chiamo e gli chiedo. Chiamala. Che situazione assurda, però, bro. Ma che cazzo? Ma perché devo avere tutte io strutture di coglione? Che palle. Oh, io. Sara, dove sei? Da una minchia. Perché? Dov'è che sei? A casa di un'amica. E qui però le cose iniziano a cambiare. In che senso a casa di una sua amica? Quando Sos l'aveva appena beccata al parchetto con un suo amico. Amico poi, tra virgolette. Questa cosa mi stava iniziando a far insospettire ancora di più. Però ancora la prendevo scherzando, ridendo. Non pensavo potesse essere veramente una cosa seria. Io conoscevo mia sorella. Sapevo che sarebbe stato praticamente impossibile che lei anche solo uscisse con un Maranza. A casa di una tua amica? Sì, perché? Ok, ma chi? Ti passo a prendere in macchina lì a casa sua che sono con Gigio. Chi è questa tua amica? Gigio lo sa, Cristina. Cristina? Ma come Cristina? Sì. Sei a casa di Cristina adesso? Sì, in questo momento, sì. Ok. Dai. Ciao. No, c'è veramente qualcosa che non va. Cosa vuol dire? Che cazzo io sono a casa di Cristina? Non l'hai vista la foto? Tu ce l'hai il numero. Scusa, adesso ti faccio. No, adesso faccio capire questa roba. Ragione. Lei è con un tipo che può essere anche un amico. Che può essere anche uno. Però perché mi dovrebbe dire anche a casa di Cristina? Capito qual era il problema? Assurdo. Devo chiamare mio padre. E qui già piano piano stavo iniziando ad agitarmi. Ed eravamo però solo ancora all'inizio. Ho chiamato Cristina, non prendermi per il culo. So che non sei a casa di Cristina, porco Diaz. Dove cazzo?
sei. Però prima di continuare vi devo assolutamente parlare di questo. Ve ne avevo già parlato, ma ve ne devo riparlare perché è appena uscito un nuovo aggiornamento incredibile. Sto parlando di Honkai. Per chi non lo conoscesse, Honkai è il miglior gioco sull'App Store, sul Play Store del 2023, con oltre 80 milioni di download negli ultimi 6 mesi. Un nuovo gioco fantasy spaziale multipiattaforma fatto dai famosissimi creator anche di Genshin Impact, che è chiaramente disponibile da tutte le parti: PC, iPhone, Android, PS4, PS5, sulla Luna. Cioè anche la macchinetta del caffè fa questo gioco, per farvi capire. E nell'aggiornamento 1.6, quello appena uscito, ci saranno un sacco di nuove mappe e nuovi eventi incredibili. Si partirà per un'avventura spaziale nei panni di un pioniere, esplorando mondi diversi nell'universo e immergendosi in un'avventura piena di animazioni incredibili e musica impeccabile. Potrete formare formazioni e strategie di squadra, chiaramente in base al contesto, ai nemici, agli avversari, al personaggio che avete, eccetera. Ci sono 30 personaggi giocabili, ognuno con la loro storia e la loro personalità. Se giocherai in un mondo semiaperto, bisognerà cercare i forzieri del tesoro, risolvere un sacco di enigmi ed esplorare la storia di ogni NPC e scoprire i segreti chiaramente del mondo. Non vi faccio tanti spoiler, ma in questo nuovo aggiornamento 1.6 dovete andare alla stazione spaziale e aiutare Juan May a risolvere un problema importante. Tra l'altro ci sarà anche una nuovissima mappa, Seclusion Zone, e finalmente i tanto ricercati cacciatori stellari Blade e Kafka torneranno nell'aggiornamento 1.6. Se accederete con il mio link vi faccio anche una piccola sorpresa: avete 10 tir gratuiti, e se accederete per 7 giorni di seguito avrete 10 pass speciali Star Rail da utilizzare. Ah, e non ve l'ho detto, Honkai ha ricevuto 3 premi nel 2023, e se il giorno 17 gennaio 2024 entrerete all'interno del gioco riceverete gratuitamente il personaggio Dottor Ratio. E questa qui è la prima volta che Honkai regala un personaggio 5 stelle gratuitamente, quindi mi raccomando, il 17 gennaio 2024 affrettatevi ad entrare nel gioco. Quindi mi raccomando, scaricate Honkai, link in descrizione. Anzi no, aspetta. Bro, stop, proviamo a chiamare Cristina. Ok. Vediamo se lo fa. Assurdo che in tutta situazione di merda ci sei tu che stai vloggando, pezzo di merda. Aspetta, io non ho il numero di Cristina, tu sì? Devo controllare. Quindi chiamiamo Cristina per essere certi al 100% che mia sorella non fosse con lei, per vedere se sapeva qualcosa in più. No, la chiamo. Cristina, ascoltami, sono Zerbi, Luca, il fratello di Sara. Sì. Ok, ascolta una roba, ma Sara è a casa tua? No, non è a casa mia, non so dove sia. Ma tu dove sei? Tu dove sei? Io sono a Milano. Sei a Milano dove? Sono in giro a Milano con i miei amici. Ok, va bene. Dai, va bene, ciao. Dai, ciao. No, bro. Cosa vuol dire? Ma vuol dire? Vedi che c'è qualcosa che non va allora, vaffanculo. Vedi? C'è qualcosa che non va sicuramente allora. Tuo padre lo sa? No, ma sti cazzi. Facciamo così. Però io ti direi, proviamo ad andare a cercarla. Assurdo. Se vuoi andiamo a cercarla. Assurdo che tu stai vloggando. Se vuoi andiamo a cercarla. Questa non è che è uno scherzo. Ragazzi, questa roba è incredibile. Non è che è uno scherzo di me che mi stai facendo. Bro, che scherzo può essere? Può essere uno scherzo tranquillamente. Boh, però Sara non gli piace far storie così. Sara odia tutti questi gossip. Ed io ero convintissimo che non era uno scherzo, perché mia sorella odia assolutamente questi gossip. Gli avevo proposto 100.000 volte di fare uno scherzo ai miei genitori dove fingeva di essere fidanzata, e mi ha sempre detto di no, con la scusa appunto che non voleva fare gossip, che non gli piaceva farli. Quindi mi sembrava impossibile potesse essere uno scherzo a me. Ma poi mica stava anche male. Che cosa esce con un tipo? Cioè, per uno scherzo che si sta male. No, infatti. Dai, facciamo così. Andiamo a cercarla. Comunque, assurda questa situazione. Assurdo. E io sono veramente un fratello di merda. Mia sorella sta uscendo con un maranzo del cazzo. Ci sono io che sto recando. Perché dovrebbe nasconderlo? Perché sa che a me stanno tutti sui coglioni. Questi maranzi che ci sono in giro, no? Non li sopporto, bro. Porco due. Sì, è arrivato, dai, fra. Allora adesso facciamo così, andiamo semplicemente a vedere dov'è. Cioè tipo, tu portami, okay, dove l'hai beccata, bro. Esatto, easy. Iniziamo da lì. Portami solo dove l'hai beccata. Spero sia lì, brother, perché poi cioè, ma certo che lì, dove vuoi che vada. Se non fosse lì. Ma bro, è per forza lì, vai lì. Ma secondo me, cioè, è proprio una roba easy, cioè. Però la roba che non riesco a capire, che mi fa proprio incazzare, porco Diaz, che diceva, fa proprio venire nervoso, il fatto che, perché non mi hai detto che è fuori? Cioè, perché mi devi dire sono a casa di Cristina? Vuol dire che c'è qualcosa da nascondere, capito? Solo perché mi dovrebbe dire, cioè mi fa proprio incazzare. E il discorso qual è? Che poi ovviamente, se è veramente così, non è che io gli posso dire niente, cioè nel senso, non è che posso dire niente al tipo. Ma poi io c'entra mi sto il tipo anche sta roba qua, scusami, no? Anche se volessi fare una cosa del genere, ma perché Cristina non l'ha neanche avvisata? Vuol dire che non l'ha detto neanche a lei, alla sua amica. Sì, esatto. Sì, cioè, ma vuol dire che proprio non sa fare, non sa mentire. C'è la base. Almeno di alla tua amica di coprirti. Sì, è vero. Ma poi ho capito che parchetto. Ma quello che c'è qui tipo sulla destra, qui da qui, dove che la foto era, dove che hai fatto? Oh, brother, ma quella era la
la panchina. Qui? Dentro l'albero, sì, la vedi? Quindi arriviamo al parchetto circa 30 minuti dopo, ma lei non c'è. Vuol dire che sicuramente dopo la mia chiamata si è spostata da qualche altra parte per paura che io andassi a cercarla. E questa cosa mi stava facendo arrabbiare ancora di più. La roba che mi dava più fastidio è il fatto che io non sapevo cosa stesse succedendo. Non ci sono più. Aspetta, no, aspetta, aspetta, fammi scendere. Era qui, sei sicuro? Era quella lì. Seduta. Era qua da qualche parte, vero? Era qua seduta. Però mi sento in un film di spionaggio, fra, ma porca troia, ma che cazzo, ma possibile? Era qui, no? Era qua. Qui da qualche parte. Qui? Sì, era lì. Era lì dietro. Eccola, eccola. C'è la panchina. No, non è lei, brother, c'è un bambino. Una mamma con un bambino. Brother, ma assurdo, ma porco diaz. Chiamala tu. Io no, chiamala tu. Sì. E chiamala tu, parlaci tu. Con Sara? Sì, io non devo chiamarla, devi dirgli. Oh, Sara, sto arrivando a casa di Luca per registrare. Dove sei? Chiamala tu e vedi cosa dice. Oi, Sara. Sara, guarda che io sto andando a casa di Luca per registrare un primo. Tu ci sei? Sei a casa? Io sono da Cristina in questo momento. Cioè è lontano da qui, è tipo mezz'oretta. Sara, porco diaz. E qui non ce la faccio più. Prendo il telefono a SOS e inizio a parlare io con Sara. Ho chiamato Cristina, so che non sei a casa di Cristina. Dove cazzo sei, Cristo di un Dio? Ho chiamato Cristina, fa, non mi prendere per il culo. So che non sei a casa di Cristina, porco diaz. Dove cazzo sei? Sono dalla mamma di Cristina in questo momento. Ma non dire puttanate, porca troppia. Ma che cazzo della mamma di Cristina, Cristo di un Dio? Sara, dove cazzo sei? Oh! È mutata. Madonna, fra, ti giuro, sono nervoso. Aspetta un secondo, non mi va più il telefono. Ma che cazzo vuol dire non ti va più il telefono? Porca troia, mi dici non sono a casa, non riesco a registrare. Non mi dici sono a casa di Cristina e poi sei dove cazzo vuoi tu? Ma ti svegli, abbassa la voce. Ho detto sono a casa della mamma di Cristina. Sei a casa della mamma di Cristina? Ma non dire scherzate, Cristina non sa che sei a casa di sua mamma. Sai che sono separati i suoi genitori? Chi è Cristina? Ma poi Cristina è a Milano e lei abita in Puglia, tra l'altro. Sua madre no, però sto organizzando che devo andare da lei ancora a Capodanno. E allora ti passiamo a prendere adesso a casa di sua madre al volo. Dimmi dove è la casa di sua madre che arriviamo. È a Renate. Ok, mandami la posizione e arriviamo e andiamo. Dai, arrivo. Dai, mandami la posizione. Ciao. Porco diaz, fatti giù che se non è in quella in casa di Cristina, guarda, adesso vuoi vedere che non mi manda la posizione. Chiamala e digli di mandarti la posizione, che non me l'ha inviata. Sara, mandami la posizione, che non l'ha inviata. Dai, veloce, sennò non riusciamo a venirti a prendere. Mandami la posizione. Ok. Ricordati WhatsApp, messaggio. Ok, va bene. 5 minuti dopo Sara manda la posizione e noi subito ci dirigiamo in macchina verso Lainate, che tra l'altro era a 15 minuti di distanza da casa mia, quindi neanche vicino. Adesso andiamo lì, ti giuro, sono proprio curioso di sapere dove cazzo è. Magari mia mamma sa qualcosa. Sai che di solito le madri sono sempre... No, perché mia sorella dice, non so, cioè sarebbe qui, mia madre le dice, hai capito qual è il discorso? Arriviamo lì convinti di vedere Sara e invece... Ma qua mi sembra tutto chiuso, ma non mi sembra una casa vissuta. Sara, sono qua sotto, scendi. Sono la posizione che mi hai mandato. Come no? Quella che hai inviato a Gigio. Sono qua sotto, scendi. Sono a casa di Cristina. Cosa vuol dire? Tu ora dove sei? Sara, mi hai rotto il cazzo, porco diaz. Mi hai fatto venire qui a casa di Cristina. Dove mica sei? Cristo di un Dio. Ma che cazzo vuol dire? No, Sara, giuro, mi fai proprio girare i coglioni, però, porco diaz. Abbiamo fatto un quarto d'ora di macchina per venire a casa di Cristina. Siamo qui davanti. Mi hai detto adesso che eri a casa di Cristina. Siamo scesi per venire qui fino a casa di Cristina e non sei a casa di Cristina. Perché? Perché? Cosa vuol dire? Ok, dimmi dove sei, però. Ti aspetto un'ora, ma dimmi. Che cazzo vuol dire? Mandami la posizione, quella vera, su WhatsApp, no? No, me la mandi a me adesso, non a Gigio, che Gigio già mi ha fatto venire qui in sto posto di merda. Qui stavo veramente impazzendo, non ce la facevo più. Sara mi aveva detto al telefono che mi aveva dato apposta una posizione falsa perché non mi voleva dire dove era veramente. Non sapevo cosa fare, perché io dentro di me sapevo che in realtà era con un ragazzo, ma non glielo volevo dire perché volevo che fosse lei. Ma lei non me lo diceva e questo mi faceva arrabbiare ancora di più. Brother, ma che c***o vuol dire? Ma io non lo so niente, brother. A te te l'ha mandata la posizione? No, sì. Dov'è? Sì, ci ha mandato una posizione alla cazzo di cane, porca troia. Torniamo a casa. E guarda in giro se lo trovi, basta. A questo punto, disperati, completamente disperati, decidiamo di tornare a casa. E SOS mi dice questo. Bro, andiamo al posto lì a prendere una roba, tipo una Red Bull, solito. Ma guardate bene cosa succede ora. Mentre cammino, incrociamo questo ragazzo che mi guarda e mi fissa in modo molto cattivo. Inizialmente io non ci avevo fatto caso perché stavo guardando il telefono, ma SOS mi ci fa far caso. Perché l'hai visto? L'hai visto? Cosa? Malissimo. Ma questo qui? Sì. Questa sei tipo maranza così, tipo. Bro, ma mia sorella è impossibile che mia sorella si senta con una persona così. E ovviamente perché SOS mi ha detto di andare al bar? Perché qui incontriamo lei. Ma quella è tua sorella? Ma dove? È lì. È uscita quel tipo, eh?
e ovviamente non da sola, ma col suo ragazzo Maranza. Allontano Sara per andare a parlare soltanto con lei. C'entra lui? Chiaramente non me la posso prendere con il Maranza, perché lui non c'entra nulla. Il vero problema è mia sorella, che non mi ha detto niente. Vabbè, sì, io ti dico che dobbiamo registrare. Porca c***a, andiamo a registrare. Ho capito, ma io non lo sapevo, me lo dice all'ultimo. Io ero fuori, cioè, ma che cavolo. Ero fuori. Ho capito, ma c***o gli dice che sei a casa di Cristina? Perché non volevo che lo sapessi, perché so che gli dà fastidio. Mi ha fastidio cosa? Mi siete appena presentati. Va bene, ok. E non capisco perché non mi devi dire che sei a casa di... Cioè, che mi devi dire a casa, siamo andati fino là in alto a casa di Cristina. Vabbè, no, ma se devi andare non c'è problema. No, capito, ma la cosa non è che mi dici le cose all'ultimo e io me ne devo andare. No, ma puoi anche dirmi che sei impegnata, ma porco Dio, sono lì ci sono... Beh, al massimo girate, non so, stasera. Va bene, comunque vieni un secondo lo stesso. E mentre io cercavo di portare via Sara per parlargli, lui continuava a seguirci, non capendo che se ne doveva andare. Aspetta un secondo, arriviamo un attimo, aspettaci qua. Ti apparti un attimo. Va bene. Ma ti affermati qui? Questo è surreale. No, fermati qui. Bro, ma... non sai parlare una foto da solo con lei? E per la terza volta ci continuava a seguire, non ci lasciava andare. Io volevo parlare da solo con Sara e lui non ci lasciava. E lì mi stavo iniziando ad innervosire. È venuto per scagliare, era in giro in camion per ci qualcosa, vabbè, ok. Non capisco bene che problema ci sia. No, bro, il problema è uno, sai, semplicemente il fatto che non c'entra un cazzo tu. Il problema è semplicemente il fatto che... Gli ho dato fastidio che... Gli ho detto, guarda, non mi fai invece perché... Esatto. Tu stai esagerando, no, cioè, esatto, Luca. Esatto. Stai esagerando, vabbè, cioè... perfetto. Ora, il discorso è... Il discorso è, vai a casa quando tu non devi stare. A che ora devi tornare? Stasera, penso, ma neanche tardi, in realtà, cioè, poco. Vabbè, allora dammi un orario. A che ora torni? Dammi un orario. Cosa c'è? Cioè, no, perché mi devo organizzare per registrare. Dammi un orario. Ah, ma registriamo, torno a casa che devo mangiare. Registriamo per le 9, cioè. La madonna, sono le 4, porco Diaz. Che c***o è per le 9? Che c***o dobbiamo fare? Allora, ma siamo anche se registrati domani, che non c'è. E quando ho detto questa cosa stavo impazzendo. Ma cosa vuol dire? Brother, che noi abbiamo una scaletta per registrare. Ma mi fai ridere, ma perché ti stai incazzando per me? Ma no, a me mi fa incazzare il fatto che mi hai detto... Fine. Così, sapendo che la situazione non si poteva risolvere, ero talmente nervoso che ho deciso di prendere e andarmene via, pensando poi di risolverla quando sarà tutto finito e Sara tornerà a casa la sera. Anche se in realtà non è proprio finita così bene. Guarda un attimo, per le 7 registriamo. Dai. Boh. Ma il tipo? Sto ancora registrando, porco di adesso pubblico questo video per far vedere quanto cazzo è un co. Porco di azza. Ma come mai uscire con uno che parla tutto così? Ma dove è uscito dal ghetto? Ma vaffanculo. Dobbiamo aspettare tua sorella che finisca un appuntamento con un... Vabbè, fra tu proprio veramente, porca troia. Però cosa fai io? Per peggiorare le cose. No. Ti spiego. Io mi sono fatto i chilometri per venire qua a registrare tua sorella. Ma a me ma che cazzo me ne frega. Tua sorella che sta facendo... Che sta uscendo con un tipo. E guarda che quello lì, te lo dico io per essere povero. Non dico che sono fidanzati perché magari non sono fidanzati. Magari è il suo tipo. Si sta sentendo, che cazzo. E quando sembrava essere tutto risolto, il tipo ritorna. Comunque, volevo capire se c'è qualche problema con me. Che cazzo giro, perché volta mi succede una stanza di genere. Ma non lo so in generale perché si diventi qua, non... Per vedere dove fosse la sala. Ok, ma sono messo. Ma intanto c'è dove adesso? Dove mi sono adesso? Adesso sono un attimo lì dentro. Sto a posto, bro, vai tranquillo. Sì, non sicuro, perché a me non piacciono troppo queste cose, frate, non... In pratica è venuto da me soltanto per provare a rilitigare nuovamente. Mi è sembrato un po' superfluo, bro. Per cosa? Ma perché basta mi dire, capito? Così come un ragazzo che sta uscendo, arriva suo fratello, dice che dobbiamo andare a casa, che vuol dire? E certo, ma perché abbiamo un impegno di lavoro, fra. È molto facile. E poi il discorso è che mi ha detto una stronzata. Se mi diceva ero fuori con un ragazzo lì, se lei mi avesse detto che sono fuori con un ragazzo lì, sicuramente non sarei venuto. Cioè, capito? Sì, capisco, però boh, potevi anche aspettare un attimo, gestirti la casa. A posto, bro, a posto. Bro, a posto, dai, a posto. Vediamo se è a posto. Oh, mia sorella, ma come hai messo? Come che... Viene, ma questo video è proprio un coglione. Così verso le 5 di pomeriggio Sara torna a casa e noi iniziamo chiaramente a discutere. Ma scusa, ma Dio caro, devi uscire con un po' per... Ma che cazzo?
cazzo. Ah, in questo momento io mi ero completamente dimenticato del video. Non ci stavo veramente pensando. L'unica cosa che pensavo era che mia sorella stava uscendo con un maranza. Ma poi mi dicevo, guarda, sono fuori. Ma ho capito, ma aspetta un secondo. Io non so quale sia. Cioè, non potete entrare due minuti prima di registrare. Mi dici, Sara, dove sei? Ti vengo a prendere che dobbiamo registrare. Non ci sono. No, ma non è. Ok, ma mi dicevi non ci sono, sono quel tipo. Ma perché mi dicevi una cazzata. Ma poi come hai conosciuto? Come hai conosciuto il tipo? È un ragazzo con cui che ho conosciuto attraverso tipo una mia amica, attraverso Cristina tra l'altro. E ci sta sentendo, ma è da 2 mesi, cioè. Raga, vi giuro che se lo conoscete è bravo, cioè. Vabbè, mi ci sto sentendo comunque, non è che sto fidanzata. No, magari ci fidanzeremo in futuro. E dopo aver capito che questa discussione non aveva senso, perché tanto non saremmo mai riusciti ad arrivare a un punto di incontro, decido di prendere e andare in camera mia disperato. Ma mentre mi stavo facendo i cavoli miei, squilla il citofono. Vado io. Non lo so, vado io, aspetta. Bro, bro. Chi era il maranza? C'è il tipo di Sara che sta suonando, C'è il tipo di Sara ancora qua. Vedi che ha rotto il... Cristo Dio. Che non si capiva cosa ci facesse nuovamente sotto casa mia. Io pensavo se ne fosse già andato via da un pezzo. Dimmi bro. Bro, a posto, vai a casa fra, vai a casa fra, a posto. No, no, non puoi venire mentre sono lì al bar, cena, quindi vai a casa. Un attimo che ne parliamo di cose. Dai bro, vai a casa che non c'ho voglia, dai, vai a casa. Dai, dai, vai a casa, bro, vai a casa, dai. Bro. Ma porco Dias! Sara, vedi, c'è il tuo maranza di merda qua sotto, bro, non ci la ci do bro, bro, scendi. Ma che cazzo, ma vai a fare culo, tu gli bro, scendiamo, scendiamo. Bro, e continuerà a suonare, mi. Bro. Vai a casa, frate, vai solo a... Bro, vai a casa e sei a posto, fine, tu non c'entri un cazzo. Sei portato dietro il tuo amico per fare. Porco Diaz. Sara, vedi che proprio hai rotto il cazzo, porco Diaz. Ci sono sti cazzo di due qua sotto che continuano a rompere i coglioni. Ma non mi sposto male, non ti ho fatto pure. Adesso chiami, ci devo rompere i coglioni. Porco ma vaffanculo, ti sono di mano, ti hanno lì con i coltellini. Che cazzo. Guarda la finestra, guarda la finestra. Guarda la finestra. Se sono solo in due o cosa? Ma bro, ma figurati se. Sì, vieni qui, vieni qui. Ma ricitofona nuovamente. Vai. Raga, brother, a posto. Eh? Si suona ancora? Stai arrivando quelle? No, bro, potete andare, via, fine. Cioè, non mi c'entrate un cazzo voi. Sto arrivando, l'astro d'atto, ma vieni giù a parlare di persona. Vieni giù. Bro, niente, andiamo giù, vediamo qua. Quindi io scendo. Allora, Isa, siamo due. Parliamo un attimo, basta, bro. Porco di essere. Che situazione assurda. Tu hai casini di merda, Sara, che ci finisce. Ma no, cioè, dimmi tu cosa ne pensi. Io sono, cioè, guarda, sei tu che sei venuto, hai fatto di casino. Certo, perché mi hai detto una stronzata. Cioè, se picchiamo tuo fratello? Eh? Se picchiamo tuo fratello? Cioè, come è colpa sua? Ecco, comunque, non dobbiamo litigare, devo solo parlare. Se mi vedono col telefono, sono lì così. Non farti vedere col telefono, fa tu lecca, qualsiasi roba lecca. Se qualsiasi roba succede, poi lo faccio. Ci sistemiamo, tu lecca. Cioè, te l'ho già detto, io non sono venuto qua perché sei venuto di là a fare il brutto, a dire. Ma che a fare brutto, bro? No, sorella sì, no, ma non si fa così, frate. Poi non mi dici vai a casa, adesso te l'ho detto che dovevi scendere subito. Se scendevi subito, ne parlavamo, mi hai lasciato aspettare mezz'ora qui al c***o di freddo prima di scendere. Ma per far cosa? Ma no, ma giusto anche se la prima chiedermi scusa, perché io lo fa mica. Sei venuto. Scusa, ma senti cosa? Ma chiederti scusa. Ma ma io mentre ti sto facendo qualcosa vengo a dirti, ah guarda no. Ti vengo a fare storie, romperti c***o. Io ho fatto storie a te? No, però mi hai disturbato, mi hai disturbato in più, adesso ho fatto il cafone, vai a casa, non vai a casa. Però certo, sei sotto casa mia, bar 5 minuti fa. Ma mentre stavamo discutendo, arriva questa terza persona. Guarda che sei arrivato, però grande cattivo che come al solito. Che era lo stesso ragazzo che mi aveva guardato male qualche ora prima. E lui era molto più aggressivo del suo amico. E qui inizia la vera discussione. Senti un attimo che cazzo vuoi sentire, se lo conosci. Cosa che vuoi? Cosa c'entri te? Ma tu lo sai dove abiti qua dentro? Sai che cazzo no io frate sto paese di merda.
Allora, frate, devi stare attento con chi parli, frate. La situazione stava veramente degenerando. Lui era super aggressivo. Io ero quasi impanicato, non sapevo cosa fare. Non mi aspettavo una reazione di questo tipo. Sì, bro, ma è proprio una questione. Ma no, di madre i termini. No, non vuole... già hai parlato troppo. Se male, mi dici una cosa, non mi dici una cosa. Stai lontano, bro. Non ti avvicini un c***o. Bro, tu non ti avvicini un c***o, frate. Dai, tu. Oh, bro, è una questione. Ma che sto palloncino è venuto su, questo palloncino, hai capito? Che oh, guarda me, guarda me. Guardate, dovevamo smetterla. Uno come te senti, ti a casa, farmi aspettare. Ti devo aspettare. Oh, bro. Quando cerca di aggredirmi con una carota. Come la carota, bro? Come la carota, no? Bro, come la carota? No, c'è la carota in mano. Sono stato lamato da una carota. Sono stato lamato da una carota. No! Pezzi di me. Pezzi di me. Bro, vedi a fare gli scherzi agli altri. Pezzi di me. Ma quindi, aspetta, quindi lui... Cioè, tu da quant'è che sei qui? Dopo. Bastardi. Questo è il primo scherzo che qualcuno mi fa che riesce così bene. Tardi, non me la sarei mai aspettata una roba così, vi giuro. Mi viene nervoso soltanto anche perché sto facendo il voice over a pensarci che mi hanno fatto questo scherzo. Pezzi di merda. Infatti a me sembrava troppo strano. Ho detto, ma com'è che mia sorella? Com'è che mia sorella esce? Cioè, fra, tu non sei proprio il tipo di... Cioè, mia sorella è proprio un altro tipo, capito? Cioè, ho detto, mi sembrava impossibile. Comunque sappiate che mi vendicherò.